Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Oggi voglio far seguito al mio video pubblicato domenica scorsa, dedicato ai miei prodotti di make-up preferiti per l'autunno. In quel video vi mostravo i prodotti che amo di più utilizzare in questo periodo dell'anno, dai prodotti per la base fino ai prodotti di make-up della categoria colore, come ombretti, blush, rossetti o smalti. Ho notato che quel video vi è piaciuto molto, ne sono molto felice e proprio per questo voglio realizzare oggi assieme a voi un trucco completo utilizzando proprio i prodotti che vi ho mostrato domenica, in modo tale che possiate vederli utilizzati, che possiate vedere la resa e farvi un'idea di qual è il look che mi piace indossare in questo periodo dell'anno, in questa che è la mia stagione preferita tra tutte. Come sempre, è inutile che ve lo dica, questo trucco è veramente molto semplice e facile da realizzare, non richiede nessuna abilità particolare, non ce l'ho io, figuriamoci se insomma sto a richiederla a voi. E spero che vi piaccia e che possa darvi qualche spunto interessante. Io a questo punto vi lascio al video, vi ricordo nel caso in cui non l'aveste ancora fatto di cliccare qui sotto nell'info box per iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video e vi avverto che fra 5 secondi mi vedrete completamente struccata, quindi non prendete paura. Parto dal primer. Ho scelto di indossare il Photo Finish Primerizer di Smashbox, che mi piace tantissimo. Di questo vi ho già parlato un sacco di volte. È un primer molto leggero e sottile, molto fluido e ha una formula che ricorda moltissimo quella di un siero, è veramente impercettibile. Lo applico proprio come se fosse un prodotto di skincare con le mani. Mi piace questo prodotto perché è molto sottile, non appesantisce assolutamente il viso perché si assorbe all'istante, ma riesce comunque a rendere più idratata, più morbida la pelle secca oppure la pelle disidratata. Fa entrambe le funzioni e durante l'autunno, quando le temperature si abbassano un pochettino, non come adesso perché non so da voi, ma qui a Padova fa un caldo porco, sembra estate. E però quando le temperature si abbassano, la mia pelle ne risente molto. Infatti, già la settimana scorsa, che era piuttosto freddo, sembrava novembre, la mia pelle iniziava ad essere un po' secca, screpolata e a tirare in alcuni punti. Quindi questo è un prodotto fantastico che mi piace molto e che consiglio anche alle pelli miste che magari combattono con delle zone un pochettino più secche o disidratate, perché appunto non aggiungendo nessuna consistenza grassa o unta sul viso, ma idratando e basta, è perfetto anche per chi ha paura di lucidarsi eccessivamente durante il giorno. Vado ad indossare soltanto sugli zigomi un po' di Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, che è un perfezionatore di incarnato illuminante liquido di cui ho già parlato un milione di volte anche di recente e vi linko il video qui sopra. Lo stendo con una beauty blender umida ed è praticamente un fluido super mega luminoso, ma senza particelle riflettenti visibili, senza nessun tipo di glitter o brillantino, che si può utilizzare un po' come vi pare, come illuminante liquido sopra il trucco, mixato al fondotinta, come primer, anche come perfezionatore di incarnato su tutto il viso. In questo caso dà un effetto molto glossy, ma non artificiale, non troppo unto, bellissimo. E mi piace utilizzarlo sotto il fondotinta per amplificare un po' la luminosità nelle zone specifiche. Potete vedere già da ora quanto ha dato luce alle zone in cui l'ho applicato. È veramente un prodotto incredibile. E se devo consigliarvi solo tre prodotti di Charlotte Tilbury, uno di questi sicuramente sarebbe lui. A questo punto sono pronta per applicare il fondotinta. Io parto dal Light Wonder, sempre di Charlotte Tilbury, nella tonalità numero 6, che per me in questo momento è un pochino troppo chiara. Quindi, come vi raccontavo nel video dedicato ai preferiti dell'autunno, lo vado a miscelare, a scurire un po' utilizzando le Bajan Belle Sueur Belle Mine idratante nella tonalità Light Deep, che per me è scurissima in questo momento, però mi aiuta, dato che hanno una formula molto simile, a scurire un pochettino il prodotto di partenza. Su un buffing brush numero 104 di Sigma, che adoro per applicare il fondotinta, vado a depositare una bella goccia abbondante di Light Wonder e vado ad aggiungere poi un'altra delle beige. Con movimenti circolari vado a stendere i prodotti sul viso. Questi sono entrambi due
fondotinta dalla coprenza molto leggera e sottile e dal finish glossy e luminoso. Nonostante questo però nessuno dei due ha una formula bagnata, unta o grassa che rimane in superficie, che non si setta e che lascia quella terribile sensazione di prodotto umido e bagnato sul viso. Non lo sopporterei. Chiaramente non si settano allo stesso modo di un fondotinta long lasting nel finish matte o satinato, però non una buona durata, si fondono benissimo con l'incarnato e sembra che non indossiate assolutamente niente con loro addosso. E secondo me sono perfetti soprattutto per questa stagione, perché mantengono il viso bello e luminoso, e un incarnato luminoso che a me piace durante tutto l'anno, per carità, però trovo si sposi molto bene con i colori dell'autunno, con i borgogna, con i rossi, con i marroni, con i color ruggine, perché compensa molto bene, crea un bel contrasto, no? Tra le tonalità più matte, più intense e il finish molto luminoso del viso. Trovo che l'accoppiata sia veramente perfetta. Per quanto riguarda il correttore, sono tornata al mio amatissimo Magic Away di Charlotte Tilbury. Questo è nella tonalità numero 6 ed è perfetta per me in questo periodo. Inizio a utilizzarlo quando mi schiarisco, quando perdo l'abbronzatura e divento troppo chiara per indossare Ginger di NARS, e quindi quando arriva quel momento so che questa tonalità per me è perfetta. Ne applico un po' all'angolo interno dell'occhio, ai lati del naso e nelle zone in cui mi ritrovo con qualche rossore o imperfezione. Questo correttore si sposa a meraviglia con un fondotinta luminoso e radioso come quello che indosso, come quelli che indosso in questo momento, perché anche lui, nonostante abbia una buona coprenza, rimane molto naturale, molto luminoso, si fonde molto bene con la pelle, non lascia residui, non è assolutamente difficile da sfumare, però non crea stacchi di finish che potrebbero vedersi nel caso in cui utilizzasse un fondotinta molto luminoso e un correttore molto matte, oppure viceversa. Trovo che sia una cosa molto importante anche quella di accoppiare prodotti per la base come fondotinta e correttore con lo stesso finish, perché altrimenti lo stacco si vede. A questo punto io non andrei ad applicare la cipria, ma lo faccio per un semplicissimo motivo: dato che voglio utilizzare un blush molto scuro e intenso, che è anche un pochettino complicato da sfumare, voglio essere sicura che soltanto nella zona degli zigomi non ci sia nessun residuo di prodotto cremoso, nessun residuo di umidità che possa rendere più difficoltosa la stesura del blush. Questa è la palette Ambient Lighting di Hourglass e contiene 3 polveri per il viso. Io applico questa qui, la prima, che è Dim Light, un colore che potete acquistare anche nella collezione permanente, e vado ad applicarla molto leggermente qui sulla zona dello zigomo, proprio per asciugare questa parte del viso. Applico una cipria dal finish molto sottile e trasparente, e soprattutto una cipria luminosa come questa, proprio perché non voglio perdere la luminosità del mio incarnato, altrimenti cosa che sarebbe accaduta se io avessi utilizzato una cipria opacizzante classica. Come bronzer applico la Omega Bronze di Marc Jacobs nella tonalità 104 Tantastic. Me l'avete vista utilizzare un milione di volte, quindi insomma sapete già che mi piace da matti. È troppo scura, ma soprattutto troppo calda e aranciata per me durante l'inverno, ma mi piace tantissimo utilizzarla in estate oppure durante le mezze stagioni, perché si sposa molto bene con un incarnato più un pochettino abbronzato. Siamo arrivati ora al momento del blush. Quello che voglio utilizzare è Fever di MAC, questo bellissimo rosso vino scuro matte, molto molto bello. Questo è un colore che sta benissimo sulle pelli scure o sulle pelli abbronzate, ma mi piace tanto anche in questo periodo quando ho una tonalità di incarnato diciamo medio, quando non sono completamente bianca o pallida come durante l'inverno. Come vi dicevo nel video scorso, questo blush è difficilissimo da dosare. Per quanto vi sembra di averne applicato poco e di avere rimosso l'eccesso dal pennello, capiterà sempre che vi troverete con delle macchie nel punto dove il pennello tocca per primo il viso.
è che sarà difficile sfumarlo bene, oppure vi troverete ad aver applicato troppo prodotto e a sfumarlo su mezza faccia praticamente, quindi dobbiamo stare veramente molto molto attente. Questo non è un blush da utilizzare quando avete poca fretta. Poi, per carità, potete sempre prendere il pennello con il fondotinta e aggiustare un po' la situazione, però insomma è sempre meglio lavorare con lui con calma e con pazienza, e piuttosto costruire un po' alla volta il colore che non metterne troppo dall'inizio. Io uso un pennello cicciotto e delle setole molto morbide, questo è il Blush Brush di Real Technique, e quello che vado a fare è appoggiare appena il prodotto sulla cialda. Non so se vedete quanto ne ho prelevato, pur avendo appena toccato il blush. Vado a soffiare per rimuovere il più possibile la polvere dal pennello e poi inizio con l'applicazione. Sorrido più che posso perché voglio essere sicura di appoggiarmi proprio sul punto giusto del viso e inizio a sfumarlo con movimenti molto delicati. Non so se notate, ma nonostante la quantità infinitesimale di polvere che ho prelevato, si vede già un bel po'. Con movimenti circolari inizio a costruire un po' il colore e cambio un po' l'inclinazione del pennello per assicurarmi di prelevare tutta la polvere che ci sta sopra. Cioè, notate già come si vede, com'è intenso. Io già ne ho applicato troppo, quindi torno un attimino indietro, prendo il pennello con cui ho applicato il bronzer e vado a dargli una leggera sfumata. Ecco qua, direi che è decisamente il caso di fermarci qui. Il colore comunque è meraviglioso, è questo bellissimo color borgogna, molto bello, molto intenso. Trovo che stia benissimo sugli incarnati dorati o olivastri, ma che possa stare altrettanto bene anche su quelli un pochettino più rosati. Tenete solo a mente appunto che è un blush da maneggiare come se fosse nitroglicerina. Per quanto riguarda l'illuminante, vado ad applicare quello del duo Filmstar Bronze & Glow di Charlotte Tilbury. Questo è uno dei prodotti non soltanto più belli, ma anche più validi e performanti che io possieda. Il bronzer è fantastico, soltanto che per me in questo momento è ancora un pochettino troppo chiaro. Potrei utilizzarlo, ma dovrei stratificarne troppo, quindi lo tengo per il momento da parte, ma utilizzo questo illuminante color oro champagne, veramente bellissimo. Mi piace veramente da matti, e tra l'altro è un prodotto che potete davvero scegliere di stratificare come preferite, perché applicato in modo leggero lascia una perlescenza molto naturale, però se andate a intensificarlo l'effetto è intenso e luminoso, quasi al pari degli illuminanti di Becca, per capirci. In velocità mi occupo delle sopracciglia utilizzando la matita di Anastasia Beverly Hills. Questa è la Brow Wiz, quella con la mina sottilissima, nella tonalità Ebony, un nero scuro caldo che per me è perfetto, talmente perfetto che raramente mi sento interessata a provare diversi prodotti per le sopracciglia. E fisso il tutto con il Deep Brow Gel, sempre di Anastasia e sempre nella tonalità Ebony, che non mi fa impazzire e non vedo l'ora di terminare, ma quando è così sapete che i prodotti diventano improvvisamente infiniti e non accennano proprio a consumarsi. E voilà, fatte anche le sopracciglia. A questo punto pensiamo agli occhi. Io voglio cogliere l'occasione di questo video per parlarvi degli ombretti Scattered Light di Hourglass che ho acquistato di recente. Questi sono tre, fanno parte di un kit in edizione limitata per il Natale che sul sito Sephora purtroppo è esaurito, ma che potete trovare ancora in alcuni siti internet inglesi come Space NK, come Filionique, come Cult Beauty, ve li linko qua sotto. Questi ombretti non li avevo mai acquistati prima, mi hanno sempre incuriosita e ho approfittato di questo set per provarli. Sono in un formato leggermente più piccolo rispetto a quelli full size, e due di questi, che sono l'oro foil e Ray il bronzo, sono disponibili anche nella gamma permanente. Questo qui, che è Molten, che è un color prugna vinaccia, è invece edizione esclusiva di questo set. Io con voi voglio applicare Ray, che è questo bellissimo bronzo,
e farvi vedere un po' com'è l'effetto, perché in diverse mi siete sembrate molto incuriosite da questi prodotti, quindi voglio utilizzarli assieme a voi. La prima cosa che faccio utilizzando il pennello 224 di MAC, un pennello da sfumatura a setole molto ampie e morbide, e la terra di Marc Jacobs, è quella di dare un po' di dimensione allo sguardo. La applico qui nella piega dell'occhio, leggermente al di sopra della piega dell'occhio, e lo applico con l'occhio aperto, non con l'occhio chiuso, perché avendo una palpebra leggermente cadente, un occhio un po' incappucciato, se non facessi così, una volta che io poi torno in posizione normale, tengo l'occhio aperto, non si vedrebbe niente. Con il pennello E55 di Sigma applico un po' di bronzer anche lungo la rima inferiore delle ciglia per dare un po' di profondità allo sguardo. A questo punto entra in scena Ray, che ha questo bellissimo bronzo di media intensità, non troppo caldo ma neanche troppo freddo, e come vedete super mega luminoso. La texture di questi ombretti è un po' particolare, perché sembra inizialmente una polvere ma diventa poi una sorta di crema man mano che la scaldate con il dito, tant'è che a un certo punto non capite più con che tipo di formula state lavorando. Il modo migliore è quello di prelevarla con le dita e applicarlo nello stesso modo. Quello che faccio io è andare a pressare con il dito il prodotto su tutta la palpebra, evitando il più possibile di strisciare l'ombretto a destra e a sinistra per evitare che cadano dei glitter. Io non ho avuto personalmente dei problemi di fallout e non mi sono ritrovata con glitter lungo la guancia, però nel caso abbiate questo timore potete utilizzare un primer oppure un fissatore spray oppure una colla per glitter se preferite. A questo punto, con un qualsiasi pennello da ombretto con le setole morbide ma sintetiche, questo è il Base Shadow Brush di Real Technique, vado leggermente a sfumare i contorni dell'ombretto glitter, dell'ombretto hourglass, per evitare l'effetto troppo definito che deriva insomma dall'applicazione con il polpastrello. E questo, che spero possiate vedere, è l'effetto super mega luminoso dell'ombretto, è veramente stupendo. Non utilizzo l'eyeliner perché, vedendosi poco la mia palpebra ad occhio aperto, andrei per coprire la metà della bellezza di questo trucco, quindi dell'ombretto, però applico una matita marrone. Questa è la Silky Eye Pen di Pixi nella tonalità Black Cocoa, un marrone molto scuro dalla texture molto cremosa, nella rima interna dell'occhio. A questo punto ci vado giù alla grande con il mascara, questo è il Damn Girl di Too Faced, applicatore cicciottissimo a clessidra, formula super nera ed extra volumizzante. Mi piace tantissimo, anche se purtroppo mi sto rendendo conto che è un mascara che termina veramente alla velocità della luce. E voilà, direi che ci siamo. A questo punto l'ultimo step è quello delle labbra. Io parto con il primer, questo è il Prep and Prime Lip di MAC, che mi piace tantissimo, me l'avete visto usare un milione di volte, è leggero e sottile come un lip balm, idrata molto bene le labbra, le leviga in superficie e aiuta tantissimo il rossetto a durare di più. Lo utilizzo sempre, ma soprattutto quando applico dei rossetti matte oppure quando fuori è un pochettino più freddo e quindi le mie labbra tendono a screpolarsi e seccarsi un po' di più. Il rossetto che voglio utilizzare è Chili di MAC, un rossetto matte dal color rosso mattone ruggine, dal sottotono caldo, molto molto bello. Ce l'ho fatta anche senza matita labbra. Questo è il colore, questo è Chili. Come potete vedere è molto intenso e brillante, però è un rosso perfetto per l'autunno, proprio per questo suo sottotono caldo e aranciato. È molto molto bello, mi piace davvero da matti. Come tutti i matte di MAC, almeno su di me, è confortevole, ha una buona durata, non cola, non sbava, e in generale ha un'ottima resa, insomma, quindi mi piace moltissimo. Uno dei rossetti scuri di cui però mi fido e so che insomma posso uscire di casa a cuor leggero senza ritrovarmelo spalmato su tutta la faccia.
Ragazze, questo è quanto, questo è il look finito, spero che vi piaccia, a me piace tantissimo, anche se mi rendo conto di sembrare un po' Mortisia con tutto questo nero e con queste labbra rosse. Pazienza, siamo sotto Halloween, insomma ci può stare. Come potete vedere l'effetto per quanto riguarda l'incarnato è molto fresco e luminoso, il bronzer c'è e si vede, quindi contribuisce insomma a far risaltare quel velo di abbronzatura che è rimasta. L'ombretto è super mega luminoso e fa scena da solo. E il rossetto anche idem, è molto molto bello. Lo smalto che indosso invece è Russian Roulette di Essie, che è sempre uno di quelli che vi avevo mostrato che nel video scorso, che mi piace utilizzare durante l'autunno. Spero che il video e il trucco vi siano piaciuti. Se così fosse, non vi dimenticate di lasciare qua sotto un bel pollicione e vi ricordo, nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, di cliccare qui su questo bottone per iscrivervi al mio canale. Mi fareste non felice di più. Io vi mando un bacione grande, lasciate qui sotto un commento se vi fa piacere e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao, buona giornata!